Eccoci qua, buonasera gruppo. Questa sera facciamo una notturna. Sono riuscito a contattare il mio amico Lollo e vediamo un po' se Lollo ci sei? Dove Ciao. sei? Eccolo, eccolo, eccolo qua. Vediamo, eccoci, benissimo. È da tantissimo che non ci vediamo io e te, è vero? Allora, diciamo che non ci vediamo live, virtualmente ci vediamo sempre sui social, però Sempre. live l'ultima volta che siamo a Tenerife quando? L'anno scorso? Eh sì, è un anno. L'anno scorso quando mi nacque la mia terza nipotina, Esatto. Nina, fantastico. Allora, oggi questa sera di che cosa parliamo? Parliamo di benessere. E una delle persone leader che io conosco sei te. Grazie. Esatto. Quindi volevo parlare del tuo brand che si chiama Holistic World Out. L'ho detto bene? Incredibile, ma vero. A distanza, allora, praticamente dico a tutte le persone che sono in ascolto, che sono collegate, allora, considerate che Francesco, è geniale, Francesco, al di là che è un parrucchiere famoso, creatore di immagine, regista, ma lui ha una passione particolare sviluppata in questi anni per l'informatica, quindi fa siti. Ci siamo conosciuti a Tenerife, io con il benessere, lui con l'estetica, abbiamo messo insieme queste due cose, no? Però ha un grosso problema con la lingua inglese, lui ci litiga, proprio ci fa cazzotti. Io non ho ancora, inizialmente ho pensato ai primi tempi che facesse apposta, poi invece ho capito che proprio è un limite. Allora lui sa cosa insegno da tanti anni, perché noi ci conosciamo, esatto, Holistic Workout, no? Da un bel po' di anni, però ma altrimenti avrebbe detto World Web, Worldwide, Work, l'ho detto in tutte le maniere il nome del mio brand, per cui questa sera, per fortuna, leggendolo, ha detto bene come si chiama, Holistic Workout, esattamente, Francesco. Sì, hai perfettamente ragione. Sicuramente sarò cascato da ragazzino, Cioè, capito? Cioè, qualche ho problema, qualche chinese, ancora mi scuso, qualche abitante sassone. all'età di 64 anni. Sicuramente ancora non riesco a parlare bene inglese perché è qualcosa di inglese che non ho mai studiato. Ho studiato anche lo spagnolo, però non mi è entrato mai bene in Diciamo testa, che ho tu eri sempre fatto. spagliano o italiano praticamente, quindi parlavi lo spagnolo, Esatto, quello esatto. di casa nostra, via. Sì, no, no, tu hai perfettamente ragione, ma anche te non scherzi, perché a Tenerife ti facevi le foto più impensate. Guardate un po' questa di foto che è bellissima. Sì. Almeda, no? Che è una parte del sud di Tenerife, per dare il nome al posto, hanno fatto questa scritta e Cristiano, come sempre, riesce sempre a dare delle performance ai luoghi con le sue figure. Come le chiamiamo? Sì, Sono forme, figure. figure, chiamiamole in questa maniera, insomma, ecco, sì, più o meno sono esercizi di alcuni statici, alcuni dinamici, alcuni sono forme, quindi significa che sono una serie di movimenti che vengono interpretati utilizzando il respiro, utilizzando altre forme, insomma, di meditazione, eccetera. Certo, ma tu adesso, dopo questo coronavirus, che stai iniziando anche te l'andamento dei corsi, credo che fai dei corsi online in questo Allora, momento. chiaramente questa cosa, come a me, come a tutto il resto del mondo, è caduta in testa come una tegola di punto in bianco. Di conseguenza, nessuno di noi si era preparato a quello che stava succedendo. Inizialmente sembrava fosse tutta una grossa montatura, poi invece quando abbiamo visto a vedere file, iniziato a vedere le file di camion con le bare, eccetera, ci siamo iniziati a spaventare un po' tutti quanti, per cui chiaramente poi con il lockdown totale sono stati chiusi tutti i centri. Chiaramente la mia è un'attività di benessere, io insegno in palestra, e di conseguenza le palestre, essendo luoghi di aggregazione e al tempo stesso Ecco, di contatto, perché ecco l'aggregazione. e considerate che lì stavamo a Bibione Beach Fitness, che comunque è una manifestazione di fitness che si svolge all'aperto,
Per cui sì, grossa aggregazione, ma all'aperto, le palestre addirittura sono chiuse, per cui chiaramente erano il posto meno adatto per il coronavirus, tra virgolette, no? Per poter diciamo fronteggiare queste emergenze. Di conseguenza ci hanno bloccato completamente prima che bloccassero le altre attività. Noi palestre siamo stati chiuse almeno qui in Veneto, perché poi tra l'altro da Tenerife sono tornato in Italia perché ho conosciuto l'altra mia metà, e quindi chiaramente mio malgrado, perché sai quanto sono innamorato di quell'isola e chiaramente torno spesso in quell'isola, però sono tornato in Veneto e sono venuto in Veneto perché la mia fidanzata è di Mestre, abbiamo preso casa a Jesolo e in Veneto, come avete visto, è stato uno dei primi posti, il famoso focolaio di Vo e Uganeo, diciamo, è stato uno dei primi posti colpiti dal corona, quindi a noi avevano chiuso già l'attività prima ancora del lockdown totale, quindi io sono fermo esattamente da più o meno metà di febbraio con la palestra. Per cui, cosa è successo? Chiaramente io vivo di questo, il famoso bonus che ha promesso lo Stato italiano, il sito Sport e Salute, io ancora personalmente non ne ho visto neanche l'ombra, quindi, ma sai che c'è, Francesco, io nella mia vita mi sono sempre stato abituato a pensare a me stesso da solo, non ho mai aspettato che lo Stato pensasse a me, per cui mi sono organizzato, riorganizzato senza aspettare la manna dal cielo, se poi questi soldi, che io non credo, arriveranno bene, altrimenti, ti ripeto, come ho fatto fino adesso a 53 anni senza bisogno dello Stato, cercherò di fare a meno anche per i prossimi, spero di poter fare a meno anche per i prossimi. Quindi per cui chiaramente mi sono dovuto riorganizzare per le lezioni, con delle lezioni online. Qual è il problema? Sono tanti problemi. Innanzitutto in Italia non siamo attrezzati per avere delle connessioni veloci, delle fibre veloci, eccetera, come può essere nel Nord Europa, in altri stati. Di conseguenza, con tutta Italia connessa tra smart working, homeschooling, cioè le lezioni a distanza per gli allievi delle scuole, eccetera, le linee erano già di per sé non linee potenti, erano sovraccariche. Quindi fare una lezione che con la connessione che parte, che va e che viene in continuazione, è stato veramente una fatica allucinante. E soprattutto la fatica più grande è che io insegno una disciplina che è sì fa parte del mondo del fitness, del wellness, ma è una disciplina che parte da una base posturale, quindi una base di allineamento. Di conseguenza c'è bisogno del contatto fisico, quello che, usando termini inglesi che a Francesco piacciono tanto, i famosi Q's, perché è plurale, Q's tattili. Sì, Francesco, Q's tattili. Cioè significa Q. In inglese è suggerire, per cui suggerimenti tattili, quindi c'è bisogno di toccare le persone per metterle dritte, per aprire le spalle, per sollevare il capo, perché ripeto, partiamo da una base posturale. Quindi fare lezione con le connessioni che saltano, senza poter toccare le persone, cercando di vedere se sono dritte o sono storte, per capirci da dei piccoli quadratini sullo schermo, è stato veramente difficile. Però questo è il rovescio della medaglia. Adesso vediamo il dritto. Il dritto è stato quello che mi ha permesso di fare lezione con tanta gente che magari non avrebbe potuto fare lezione con me, perché magari era connessa, che so, da Lugano piuttosto che dalla Sicilia. E quindi questa è stata una maniera per sviluppare una tipologia di lavoro che io in realtà non avevo mai sviluppato, perché non ce n'era stata l'esigenza, no? E quindi questa è stata la cosa positiva. Poi l'altra cosa positiva, devo dire che mi sono adeguato, a parte la connessione che salta, che lì non posso adeguarmi perché chiaramente se salta la connessione lì non posso fare nulla, connessioni a parte, mi sono adeguato a cercare di lavorare anche a distanza. Quindi ho sviluppato tutta una serie di strategie che possono essere, che so, magari far girare le persone in una certa maniera a seconda dell'esercizio che viene proposto. Nella biomeccanica dei movimenti ci sono dei piani di lavoro, un piano frontale, un piano sagittale ed un piano trasversale. Ho cercato di fare in modo di far sì che la persona possa spostarsi durante l'esecuzione degli esercizi in modo che possa essere messa di fronte alla telecamera con la prospettiva migliore per me, per poter fare una valutazione posturale anche se a distanza e capire se sta effettuando bene l'esercizio o meno. Quindi ecco, questa è stata, diciamo, la parte positiva del lavoro. Fantastico, è fantastico. Adesso oggi, anzi ieri ha riaperto, io ho ricominciato oggi. Però onestamente, Francesco, abbiamo rilevato, e non sono solamente io che ho rilevato questa cosa, ma un sacco di miei colleghi, che
quella marea di gente che continuava a chiedere quando aprite, perché non aprite, per fortuna aprono le palestre, eccetera, in realtà, almeno ad oggi, in questi primi due giorni, in realtà non è arrivata in massa. Perché ancora la gente purtroppo ha paura, vuoi perché probabilmente i mezzi di comunicazione a volte, non so se amplifica, questo non lo so perché non sta a medirlo, se amplificano o se semplicemente raccontano la realtà, però basta accendere un telegiornale e capire quello che viene detto chiaramente per, almeno la maggior parte della gente fa così, e per cui chiaramente la gente ha paura e si vede, per cui in realtà quella che pensavamo potesse essere una riapertura in, non dico nel vecchio stile perché sapevamo, abbiamo delle ordinanze, dobbiamo rispettare delle distanze e tutto, però pensavamo che di tutti quei vari quadratini che abbiamo preparato per far sì che la lezione potesse essere svolta a distanza, pensavamo che si riempissero tutti. In realtà al momento ancora non si sono riempiti tutti i quadratini. Tu sei un creativo. Eh sì, io sono creativo. Sei uno sperimentatore. No, sei un creativo e uno sperimentatore. Ragazzi, dovete sapere che a Tenerife ogni tanto Cristiano usciva fuori con qualche attrezzo per fare il suo tipo di attività e cercava persone che lo provavano. Io mi ricordo un giorno c'era un tappetino, non te dico pieno di chiodi, ma un tappetino. Era fantastico. Ma ancora esiste quel tappetino, nel senso, c'è avuto un'evoluzione? Quello nasce da un'idea di un russo del 1900, non so, comunque è un'idea vecchissima, e si chiamava, mi sembra, Kutnezov o Kutnezev, io ho problemi con il russo come con l'inglese, Kutnezov dovrebbe essere. Tant'è che si chiama così questa tipologia di approccio. Praticamente perché a questo tizio gli viene in mente questa cosa? Questo tizio era un pianista russo che era in giro in tournée in tutto il mondo, facendo tournée di spettacoli in giro. Poi sapete, solitamente i regimi dell'est tendevano a potenziare alcune cose tipo l'arte, la cultura, la danza, eccetera, perché sono, diciamo, un po' una immagine da esportare all'estero per far vedere che il regime è efficiente nello sport, nello spettacolo, eccetera. Quindi la danza, la musica, eccetera, durante il periodo soprattutto della guerra fredda, eccetera, in certi paesi è stata veramente sviluppata. E lui faceva queste tournée in giro per il mondo suonando il pianoforte, e come tutti i pianisti assumeva delle posture contratte, errate, eccetera, no? Durante gli spettacoli, interpretando la propria musica. E di conseguenza era perennemente bloccato con dolori, oltretutto da ernie, da disallineamenti posturali, eccetera. Per cui si accorse che l'unica maniera che aveva per risolvere questi problemi di algie e di dolori era quella di fare agopuntura. E per cui aveva trovato un agopuntore orientale, ma che comunque viveva in Russia, e che lo trattava. Qual era il problema? Innanzitutto che, malgrado fossero dei geni dal punto di vista culturale, artistico, eccetera, erano pagati con uno stipendio tipico da regime. Di conseguenza non poteva permettersi un agopuntore fisso per pagare delle terapie. In più, girando per il mondo spesso in tournée, controllato sempre dalle varie polizie, eccetera, non poteva portare con sé, sia a livello economico ma anche a livello pratico proprio, una persona che potesse seguirlo per fargli agopuntura. E allora che cosa fa? Si inventa questa cosa, dice: ok, io non so il punto esatto dove lui mi prende e perché lo fa in quel momento, però se io metto un chiodo, e lui fa proprio dei chiodi, dei chiodi magari non appuntitissimi, ma erano chiodi, nel suo metodo erano dei chiodi, crea questo materasso con dei chiodi cercando di posizionare i chiodi nelle zone in cui l'agopuntore andava a fare questa pressione con l'ago dell'agopuntura, e comincia a sviluppare questo metodo, e si accorge che in realtà, questo lui non lo sa, poi l'abbiamo sviluppato noi con la cultura né scientifica nel corso degli anni, ma in realtà non è che lui andava a fare lo stesso lavoro dell'agopuntura, perché non è così, tant'è che questa attività si chiama agopressione. Non andava a prendere il punto specifico che si deve prendere nell'agopuntura, però al tempo stesso prendeva il sistema in generale. E questo, diciamo, approccio attraverso il dolore al sistema in generale faceva sì che il sistema, con quel dolore che il corpo percepisce in quei minuti, alzasse la soglia del dolore, quindi la sopportazione del dolore diventasse più alta, e quindi il dolore arrivasse dopo.
Questo chiaramente non succedeva durante la seduta sul tappeto, che chiaramente creava dolore, ma una volta che, dopo aver fatto la seduta, il tappeto veniva eliminato, quindi il dolore veniva eliminato, che era quello dato dal tappeto, e il corpo adattava pian piano, il sistema nervoso si adattava pian piano a sopportare meglio il dolore. Da questa idea, un'azienda svedese, che in realtà è svedese, ma c'è sempre la genialità italiana, perché il direttore, il capo del marketing, l'ideatore di questo nuovo metodo di acupressione è un italiano, di Marina di Massa Carrara, Marco si chiama, e ha creato questo tappetino MISA, M-Y-S-A, poi potete vedere in internet, ci sono un sacco di cose, con, invece che i chiodi, perché chiaramente non siamo Putnesef, ma siamo esseri umani che sopportano il dolore fino a un certo punto, sono delle punte in plastica, 33 punte ogni cerchio di plastica, e messe in questo tappetino, che vanno a, diciamo, ricoprire la superficie di tutta la colonna e della zona lombare. Questo tappetino può essere ripiegato per utilizzarlo nella zona cervicale, addirittura c'è un cuscino che può essere messo nel forno a microonde e riscaldato, in modo da abbinare diciamo, i benefici della termoterapia, e quindi il calore, con quelli dell'acupressione. E quindi a Tenerife avevo portato questo tappetino MISA. Chiaramente, cosa succedeva? Che io, per farlo provare alla gente, lo portavo in spiaggia, immaginatevi le persone. Io c'ho un bellissimo ricordo. Nulla, si mettevano sul tappetino tipo Francesco, facevano dei salti incredibili perché il tappetino faceva male, e bisognava spiegargli un attimino come l'approccio al tappetino. Però diciamo che il tappetino non è stato meraviglioso, insomma, Tenerife, sai come Francesco è una realtà a parte, per cui i canari, diciamo che sono una popolazione autoctona abbastanza diffidente, le persone, i residenti italiani che vivono giù sono un'altra razza a parte, e poi i turisti che chiaramente, sai, vengono in vacanza, non pensano a comprare i tappetini, ma magari pensano, quindi diciamo che l'approccio economico del tappetino, l'aspetto business del tappetino a Tenerife non è che abbia funzionato molto, però comunque l'ho fatto conoscere, hai visto che tu te lo ricordi? Io me lo ricordo italiana, perché ho avuto benefici, nel senso che al momento ho sentito dolore, però poi ho risentito tutta la circolazione della schiena. Bravissimo, in modo hai detto il termine circolazione, perché un altro effetto benefico del tappetino si chiama, in gergo, iperemia. Emia, sangue, riportare tanto sangue nella zona per aumentare la circolazione, perché attraverso queste punte, se voi provate a fare, che ne so, una pressione su un punto qualsiasi della mano, vedrete che levando la mano da questa zona, all'inizio vedete bianco perché c'è un fenomeno ischemico, cioè da chiudere i vasi, no? Dopodiché chiaramente va a diventare, diciamo, diventa più rossa di quello che dovrebbe essere la zona normale. Perché? Perché il sangue che è premuto, chiaramente, ora con un dito questa cosa non si nota poco e niente, si nota il bianco appena premi, che è il fenomeno ischemico, e non si nota l'iperemia. Ma con tante punte messe in una zona dove il derma, la pelle, è molto sensibile, vedi la schiena che non è la pelle delle mani abituata, che serve per attutire, per sollevare, per stare a contatto, chiaramente l'effetto è completamente differente. Quindi richiamare tanto sangue in quella zona aiuta la circolazione, aiuta a portare sangue ai tessuti, e questo contribuisce alla detenzione di quella parte lì della colonna, a seconda di dove la metti, nel rachide cervicale, toracico, lombare. E questo è l'effetto benefico dell'iperemia. Il nostro amico Lollo è un pozzo di scienza. Sì. Abbassa, spinge un bottone su un argomento meraviglioso. Ma la domanda è, dato che abbiamo i nostri amici nel gruppo Concept Group, una domanda per chi non ti conosce: che cos'è Holistic Workout? Secondo me continua a leggerlo, però guarda, sintetico. Sempre cercare la telecamera, perché al contrario, ma se vuoi te lo faccio anche vedere un'altra volta da qua. Guarda, sono tutto locato. No, la prima domanda era il tuo logo, brand, il significato di quelle stanghette. Sì. Vediamo se lo ritrovo in primo piano. Vediamo, che adesso te lo rimetto un attimo. Perché io sono rimasto sempre affascinato da questo. Mi sembra sempre un essere umano. Bravo. Assolutamente, ci sono io,
Guarda, mi spiace che se me l'avresti chiesto prima di questa cosa qua, ti avrei mandato la fotografia originale. Allora, questa cosa nasce così. Io creo questo, innanzitutto parliamo di Mystic Workout velocemente, è un format creato da me nel 2006, all'epoca insegnavo all'università a scienze motorie a Perugia, a scienze motorie sportive e alla specialistica di scienze motorie sportive, scienze e tecniche dello sport, e insegnavo, la materia si chiamava, sempre per far contento Francesco, in inglese anche questa materia si chiamava New Trends in Wellness Generation, le nuove tendenze nell'evoluzione del wellness. E diciamo che portavo un po' quello che sono i corsi che i ragazzi usciti da scienze motorie spesso e volentieri vanno a fare a pagamento. Io ho cercato di portarli dentro scienze motorie e quindi chiaramente dare quello che l'università italiana dovrebbe dare, cioè una formazione che poi possa portare l'istruttore, una volta uscito da lì, a lavorare. Tra le varie cose che facevo all'interno di scienze motorie, insegnavo il Pilates, che è stata una disciplina che io insegnavo già come docente da tanti anni, ed avevo iniziato a creare un Pilates diverso. Perché? Perché il Pilates è sì un metodo che rimane il mio Vangelo, la mia Bibbia, il mio ABC, un metodo che permette di concepire il corpo in maniera completamente differente, almeno quella maniera in cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Però è comunque un metodo da CE, un metodo abbastanza datato, perché è un metodo del 1920 circa. Lui lo sviluppa in un campo di prigionia durante la prima guerra mondiale. Questo Joseph Pilates, che era un tedesco che nasce rachitico, asmatico, con una problemi di salute cagionevole, e che grazie ai consigli della famiglia, amante del benessere e del dottore, comincia a fare tutta una serie di sport, tantissimi sport. Addirittura diventa un modello anatomico, perché una volta l'anatomia la studiavano sulle persone o sui cadaveri, quindi una mappa perfetta di muscoli, eccetera, per studiare l'anatomia. E questo Joseph Pilates, per l'appunto, crea questo metodo che però inizia a sperimentare in un campo di prigionia durante la prima guerra mondiale. Quindi parliamo di un metodo del 1920. Ora, lui era un genio, un visionario, veramente un visionario, tant'è che noi tuttora nel 2020 studiamo un'attività scoperta da lui un bel po' di anni fa, no? E, esattamente 100 anni fa. Però adesso noi abbiamo a disposizione tutta una serie di stimoli e di realtà diverse che sono la rete, la conoscenza globale, in rete, se uno sa filtrare bene quello che c'è, oltre a tante bufale, ci sono anche tante nozioni veramente approfondite. Oramai ci sono siti scientifici, siti di tutti i tipi, insomma, quindi le conoscenze nostre nel 2020 sono decisamente differenti da quelle che erano le conoscenze del 1920. Per cui, diciamo, avendo fatto, senza la presunzione di potermi paragonare a Joseph Pilates, però mi ero accorto che mancavano delle cose che andavano bene per quel periodo, ma non per l'era nostra. Per esempio, lui lavorava con delle ballerine, la postura una volta era molto più eretta, le ballerine erano molto più dritte. Di conseguenza, Joseph Pilates aveva previsto esercizi per il core, per il centro, per gli addominali e non solo, esercizi spesso fatti in flessioni, cioè in chiusura, ma poteva andare bene per quella tipologia di approccio, per quelle ballerine, per la postura di una volta che era molto più eretta. Oggi che viviamo già tutti quanti molto chiusi, molto flessi, continuare a flettere il corpo per rinforzare la parete addominale superficiale profonda, si può fare anche in altra maniera. Si può rinforzare comunque il corpo facendo un altro tipo di movimenti che sono più appropriati a quella che è la postura del 2020, per l'appunto, la nostra postura. E quindi, avendo la possibilità di utilizzare i laboratori dell'università per fare esperimenti scientifici, ho cominciato a creare questo metodo di lavoro. Ho evoluto il Pilates mettendo insieme, come aveva fatto Joseph, ripeto, senza volermi paragonare assolutamente a un genio, che era Joseph Pilates, ho messo insieme le esperienze che io avevo avuto, faccio sport da quando sono bambino, da sempre, sono nato con lo sport, la mia famiglia aveva dello sport, per cui tutte le esperienze motorie con cui ero venuto a contatto in un unico format, cercando di sviluppare un Pilates che fosse più tridimensionale, con movimenti spiraleggianti, cercando di preferire movimenti per la catena posteriore, proprio per far sì che il corpo potesse svilupparsi in stazione più eretta rispetto a come siamo generalmente più chiusi, e mettendo insieme una parte di workout, quella famosa parola che tu ci fai a cazzotti, come dicono dalle mie parti. Faccio sempre a cazzotti. Poi però ti faccio una sorpresa, ti faccio vedere un video antico. Ti faccio rivedere un video antico Dai, dopo la spiegazione. di dirti di Holistic Workout, e quindi creo questo metodo di lavoro, e per cui a quel punto mi serviva un brand, un marchio che riproponesse una figura di movimento orientale. Per cui ho una mia grande amica che è un'artista bravissima,
che si chiama, i suoi lavori sono conosciuti come lo zoo di Simona, perché lei fa tutte figure che sembrano dei cartoni animati, dei fumetti, un cuore. Adesso ha fatto delle mascherine particolari, lei è stata premiata come donna web dell'anno, non mi ricordo in che anno, è veramente geniale anche lei. E io ho detto: Simona, ricreami un marchio che possa rappresentare l'Oriente, cioè un tratto orientale, ma al tempo stesso una figura in movimento. Lei cosa ha fatto? Ha preso una foto di un mio esercizio, mentre sto in questa maniera praticamente, sto, ora non so se con la telecamera mi vedo tutto, praticamente sto, aspetta, innanzitutto ti ripeto, siccome la telecamera è al contrario, devo cercare di beccare il punto giusto, perfetto, sto in questa posizione qua, così. Se tu vedi il marchio di Mystic Workout, questo sono io, praticamente, lei ha disegnato il marchio sopra la mia foto, ha preso la fotografia, ci ha fatto un tratto e poi da lì ha lavorato il marchio, lo ha reso, lo ha, diciamo, allargato verso l'alto, lo ha ridotto verso il basso. Ora quello che tu hai messo prima è quello schematizzato, che è quello ufficiale, quello che porto io, ecco, vedi qua sempre che continuo a litigare con la telecamera, quello che porto io, però diciamo che lei l'aveva fatto più allungato, però il marchio è questo, e quindi è il marchio, è il movimento di Holistic Workout, e questo ho spiegato il marchio di Holistic Workout. Fantastico, la creatività viene sempre premiata, sempre, speriamo. Senti, per concludere, l'ultima domanda: cosa vedi in futuro? Intanto in futuro ho visto che mentre passa sotto la scritta c'è scritto Workout, quindi sei riuscito a toppare il nome pure sulla scritta. Io questo l'ho preso nel tuo profilo, sicuramente lo devi correggere, può darsi. Come hai fatto? Serve quando uno fa seleziona tutto, gli manca l'ultima lettera. Va bene, ragazzi. Allora vi faccio vedere una cosa simpatica. Io lo so cosa mandi, lo so, me l'immagino. Vediamo un attimo se lo troviamo, questo cosa simpatica. Dai, vi spiego perché. Perché un giorno eravamo... Eccolo qua. Eccoci qua, vai, lo spiego. Eccoci qua. Lo posso far girare un attimo? L'altro dura un minuto. Ragazzi, vediamo un po' se cammina. Aspettiamo. Ma non si sente niente, Fra. Non si sente? No, non si sente, si vede a scatti, lascia perdere. Guarda, secondo me ti conviene caricarlo sul gruppo in modo che possano vedere la tua performance con Prempit. Devolo, Francesco, non si sente. Aspetta, ok. Probabilmente allora, non è così forte per l'appunto. Cercheremo di rimandarlo in un altro momento. No, ma se hai un gruppo, non lo fai nel gruppo, lo carichi sotto come il link, lo metti come il link, lo metti. E così sì, io lo posso mettere poi nella descrizione, ma già c'è la tua descrizione nello specifico della tua tecnica. E io ti ho intanto lo racconto io, visto che lo farai vedere che c'era nel video. Allora, eravamo in un club, e un bar molto bello, molto elegante, di Tenerife. Avevano chiamato Francesco per curare l'immagine di questo posto, quindi un posto tutto così, eccetera. E allora lui a un certo punto, non so perché di che cosa stavo parlando, per darsi il tono, dice, perché a un certo punto sai come l'attore Brad Pitt. Io, chi, l'attore chi? Brad Pitt. Ma dico, ma chi era l'attore Brad Pitt? Io già se gli attori non è che li conosco tanto, io mi occupo dei fitness, ma gli attori... Sono stato la barzelletta di Tenerife con questo, anzi tutto il mondo, quello, perché quello il video ha fatto migliaia di visualizzazioni. E lì ho capito che non era Prempit o Prempit, come lo chiamavo, ma era Brad Pitt. Quindi quel video nasce per prendere in giro Francesco con lei. Bellissimo. Senti, io spero in una prossima diretta, oggi ci siamo pure allungati perché sei stanchissimo, so che oggi è una giornata devastante. Primo giorno, io sto alla seconda settimana di lavoro nella parrucchieria e la sera siamo distrutti, non si sa, o per la sanificazione
o perché c'è sempre un po' di tensione, perché Esatto, ragazzi. almeno il 20% della gente ha veramente paura. Se non abbiamo i protocolli per fare i capelli in una certa maniera, ha proprio paura. Di conseguenza, non abbassiamo la guardia, manteniamoci questo senso civico di farle bene le cose. Io come parrucchiere, te come insegnante nel momento, perché ho visto i telegiornali, ho visto questi poveri disgraziati che sanificano gli attrezzi, eccetera, e vedo che è molto molto complicato, se vuoi. Sì. Ma vedi, oltre Sudore. a quello che ripeto, il problema è che ancora al momento io ho sentito diverse persone del settore, perché lavorando con tutte le palestre, lavoro per i grossi festival nazionali e internazionali di fitness, per cui sento tanti gestori di palestre, sono in contatto con tanti di loro. E più o meno in questi 2 giorni tutti quanti mi hanno dato un feedback simile, nel senso che chiaramente si aspettavano sì un calo, ma non si aspettavano il deserto. E quindi diciamo che in realtà, ti ripeto, tutta questa voglia di ripartire in parte è frenata un po' dalla paura, probabilmente non lo so se sia paura o mancanza di soldi, probabilmente c'è anche quello che influisce in questo momento. La gente ha paura perché le notizie purtroppo spaventano le persone, per cui le persone dicono: Oddio, cosa succederà se ho 10 euro piuttosto che spenderli per andare in palestra o a tagliarmi i capelli, magari i capelli me li taglio da sola. Guarda, io ti posso rincuorare, noi abbiamo già appuntamenti a ottobre. Per esempio, stiamo prendendo appuntamenti a ottobre perché le persone che stanno venendo adesso, se una persona va dal parrucchiere una volta al mese, già da adesso deve prendere un appuntamento perché può succedere che non c'è posto perché più di totte persone al giorno non possiamo fare. Quindi la Certo, guarda, categoria dei parrucchieri, se vuoi, è fortunata, ma sfortunata. Sfortunata perché non ha lavorato per 3 mesi. Fortunata, abbiamo le agende piene di gente che vuole farsi belle per sentirsi bene e essere felice. sì, ma io guarda che non avevo dubbi che in parte, e poi concludiamo perché la Sì. giornata è ancora finita, devo Ma rispondere a sicuramente ti disturberò nuovamente in un'altra occasione, faremo un altro parlando al nostro ovviamente. gruppo. Speriamo di fare una diretta dal vivo quando sarà possibile e sorrideremo di questo momento, per Quando dire, verrà capito? la mia mamma, che lei, io sono umbro, quindi la mia mamma è in Umbria, per cui io sto un'ora da Roma, per cui ecco verrò sicuramente a Terni, per cui ecco verrò sicuramente, faremo un live vero, non virtuale. E per cui ripeto, mi veniva una considerazione, dicevo che sapevo che i parrucchieri sarebbero stati presi d'assalto, perché io per primo, che come vedi i Sì, no, capelli. quando vieni a Roma hai un servizio per te, ti taglio i capelli, perché c'ho anche un video che abbiamo fatto a Tenerife quando ti tagliai i capelli sul terrazzino. Chiaramente io, come tutti, ero rimasto come il povero presidente Matteo Allora, e Giovanni. quando scendi a Roma, chiama il Callori che ti farà il nuovo look. Bene, basta che non me li tagli troppo, sono Ma geloso dei sempre miei. lunghi, naturalmente. Insomma, morale, io ero sicuro che i parrucchieri sarebbero stati presi di assalto, così è stato, perché io penso che davanti a casa mia c'ho la signora che di solito mi sistema, la parrucchiera che di solito mi sistema quando sto qui a Jesolo, perché generalmente io ci sono poco qui a Jesolo, Certo. i capelli, che chiaramente la chiusa come tutti. Quindi la prima cosa che ho fatto il giorno che aprivano i parrucchieri, lei, io ce l'ho davanti a casa, praticamente. Erano le 8:15, io mi sono lavato e sono uscito attraverso la strada, dico: c'è posto, siccome devo fare una cosa, devo fare qui una tagliatina veloce, eccetera. Cioè, ma tu lo so che fai presto, dai, vieni, vieni, vieni. Quindi io capisco che i parrucchieri si erano presi d'assalto. Invece la considerazione mia era un po' più triste, nel senso che le persone probabilmente dedicano molto più tempo alla cura di quello che si vede esteriormente, non a quello che poi in parte si vede, ma non del tutto, perché poi la salute è interiore, non è solo una parte esterna. Sì, traspare salute dall'esterno, ma spesso è importante curare l'interno. Quindi il fatto che una palestra e il benessere fisico venga al secondo posto, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo posto, da una parte è un po' triste questa cosa, perché ti fa capire ancora quanto noi, dottori scienze motorie,
dovremmo ancora lavorare per far capire alle persone che l'attività fisica è una medicina, la migliore medicina, perché non ha effetti collaterali se fatta in maniera corretta, chiaramente. E niente, per questo, per cui è la mia considerazione era questa, che le persone dovrebbero veramente capire quanto l'attività fisica sia funzionale e fondamentale per il proprio benessere. Per cui, ripeto, come ti ho detto, io sono stato il primo a correre a tagliarmi i capelli, per cui non è che sto dicendo... Quando ci siamo sentiti per telefono, io ti ho detto, volevo parlare con te per parlare con la gente che la parte dopo coronavirus, noi ci siamo messi a dieta da 2 giorni perché c'è un'opportunità diversa, perché a casa facevamo ciambelloni a tutto spiano e la rinascita anche del corpo non è un'utopia, però sicuramente abbiamo tutto il mondo, almeno come starà andando la parabola dei contagi e dell'uscita in una vita normale, avremo bisogno, perché ci è mancato proprio la passeggiata, il sudare, ci è mancato proprio. Adesso sicuramente la paura sta a noi, usando tutti quei protocolli che ci hanno imposto o non, di metterli in pratica e tranquillizzare le persone. Già sono 2 settimane che le persone sono uscite, i contagi sembra che si mantengano in una certa maniera. Io credo un paio di settimane, se questi contagi rimangono a questi livelli, credo che le persone cominciano a dare fiducia a tutto quello che lo circonda, credo, no? Speriamo, Francesco, ti ripeto, io voglio lasciarti con questo auspicio, voglio lasciarti con l'auspicio che ci si possa sentire fra qualche giorno e commentare i numeri che sembrerebbero, almeno al momento, essere tanto confermati. quello che abbiamo registrato rimane, poi al limite in una prossima intervista di qualcosa, una diretta che io mi sto organizzando con degli inviati speciali con questa piattaforma per le videoconferenze. Manderò uno dei miei uomini col telefonino e farà una diretta di una performance dal vivo con persone. Bene, bene, Francesco. Senti, l'ultima cosa, le persone che non ti conoscono, dove ti possono trovare? Allora, potete seguirmi sulla pagina Facebook Holistic Workout o oggi ho parlato di Holistic Workout perché già abbiamo messo 40 minuti di intervista, per cui basta. Magari la prossima volta ti parlerò dell'altro format che ho creato più avanti, è stato creato nel 2013, che si chiama C-Well, C come energia, QI e Well come benessere. C'è un canale YouTube, Cristiano Lollo Holistic Workout, e trovate Holistic Workout invece sia in Facebook che in Instagram. Per cui... Benissimo, benissimo. Tanto questo video poi sarà condiviso in tutte le piattaforme. Playa Las Americas, siamo arrivati a 110.000 persone a Tenerife come pagine, gestisco delle pagine di Tenerife, e che in questo momento, oggi ho parlato con mia figlia, c'era mia figlia, mia nipote, e il Paseo non c'era nessuno. Ho detto, ma che i turisti non ci sono perché è ancora blindata Tenerife, capito? No, Francesco, io veramente devo chiudere perché nel frattempo il telefono che sento che è in muto ma sta vibrando, che è mezz'ora. Dicevo, io ancora non ho lasciato casa a Tenerife, quindi tutte le mie cose sono sull'isola. Io sto aspettando di rientrare e non posso rientrare finché non sblocca i voli. Per cui mi sto augurando che tutto accada il prima possibile, anche perché, ti ripeto, metà delle mie cose sono là e tra l'altro la padrona di casa, per fortuna, in questo momento mi ha Ah, tu c'hai pure casa giù di conseguenza. io, è poco qui in Veneto, sono arrivato a novembre, sarei dovuto ripartire e tornare a Tenerife a marzo, aprile per stare qualche altro mese e poi fare il trasloco, eccetera, e poi è successo tutto il caos, quindi le mie cose sono rimaste là. Per fortuna è stata molto comprensiva, anche perché io per anni sono sempre stato preciso, pagato l'affitto puntuale, molto spesso addirittura in anticipo, gli ho rimesso a posto casa, ristrutturata le mie spese, per cui lei si augura che io torni,
Ma ripeto, al di là del mio essermi stabilito a Jesolo, ma comunque dal punto di vista lavorativo era comunque per Alessandra, ma comunque diciamo che Tenerife è un'isola meravigliosa per passare la vacanza, per star bene, per un pensionato, per tante cose, però per il mio tipo di lavoro almeno, cioè proprio il clima dell'isola che ti porta a rilassarti, a non impegnarti, a rimanere lì chiuso nella tua realtà. Il mio lavoro in questo momento va comunque, diciamo, implementato con le commercio in giro per il mondo, eccetera. Per cui comunque, diciamo, essere tornato da questa parte non è che mi dispiace così tanto. Rimane il fatto che il mio cuore è lì su quell'isola in parte, quindi tornerò a liberare casa sicuramente, ma poi io tornerò una tantum e comunque ho gli amici là, come sai, abbiamo amici in comune, per cui per me alcuni fratelli, Sì. tornerò Sì, là. no, ho chiamato pure qualche altro amico che fa le diete, vediamo un po' di intervistare anche lui, ci stiamo preparando proprio perché, sì, il caro amico, non facciamo nomi in questo momento, però sarà una sorpresa per tutti. Benissimo. Ti ringrazio, un grande abbraccio, ti voglio bene, un Presto. bacione alla signora. Va Presenterò. bene. Come va bene? Ciao. Presenterò. Ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Allora, perfetto. Grande, intervista con Cristiano Lollo. Anche ora abbiamo fatto le 11 meno un quarto. Queste dirette si stanno allungando un pochino di più, le facciamo la sera perché il giorno siamo impegnati. Ricordo a tutti l'indirizzo della parrucchieria Consett 23, via Massacciuccoli con Roberta e Manuela, siamo aperti, gli orari sono dalle 11 della mattina alle 9 più o meno, i miei numeri di telefono li potrete trovare direttamente su Consett Air Stile. Benissimo, buonanotte a tutti quanti, ciao.